Bentrovati all'oroscopo del giorno, venerdì 11 marzo, San Costantino. Il proverbio: chi nel marzo non pota la sua vigna perde la vendemmia. Compleanni, nata oggi Sandra Milo, 1933. Nel 1985 la politica showgirl Nicole Minetti. Nel 1931 l'imprenditore australiano Rupert Murdoch. Buon venerdì a tutti, eccoci insieme, seguiamo l'oroscopo del giorno. Ariete, oggi qualcuno vi metterà al corrente di una notizia segreta. È importante in questa occasione non parlarne con nessuno e riflettere. Fate attenzione al denaro. In questo momento è molto fluttuante tra le vostre mani e rispecchia i vostri umori alterni. Toro, non entrate in competizione con una persona che vuole dimostrare la sua superiorità. Sarebbe un grosso errore da parte vostra. Piuttosto riponete più fiducia nelle vostre capacità. C'è già chi vi apprezza proprio per la vostra rassicurante presenza. Gemelli, avrete bisogno di tranquillità oggi. Non vi importerà essere al centro dell'attenzione. L'unico vostro desiderio è quello di non essere infastiditi. Dovrete riflettere seriamente su un progetto di lavoro a lungo termine. Una svolta professionale potrebbe essere positiva. Cancro, vi sentirete pieni di buon umore. Qualcuno tornerà alla carica perché desidera approfondire la vostra conoscenza e questo contribuirà a rendervi ancora più contenti. Probabili entrate extra di denaro che vi permetteranno di togliervi qualche capriccio. Leone, ci sono in arrivo probabili gratificazioni un po' in tutti i campi. Qualcuno vi farà sentire particolarmente importante chiedendovi un vostro parere su un problema personale. Un collega chiederà invece la vostra consulenza per un nuovo progetto di lavoro. Momento di grande ascesa. Vergine, oggi una telefonata susciterà la curiosità di chi avete intorno. Non date spiegazioni, ma godetevi il vostro piccolo segreto. Potreste inserire, tra i vostri interessi, lo studio di qualche materia legata alla disciplina dell'alimentazione. Vi riuscirà benissimo. Bilancia, riceverete un piccolo dono che vi farà felici. Non precipitatevi per ricambiarlo. Piuttosto regalate un po' del vostro tempo a quella persona. Sarà il vostro modo migliore per ringraziarla. Qualcuno potrebbe porvi domande indiscrete su una persona. Voi non parlatene. Scorpione, le vostre intenzioni, anche se male espresse, verranno finalmente capite anche da chi si mostrava così ostile nei vostri confronti. È anzi probabile che nasca una sincera amicizia. Non dovrete mandare all'aria un progetto solo perché non avete potuto dire la vostra opinione. Riflettete. Sagittario, vi sentirete pieni di entusiasmo e fiducia nelle vostre risorse. L'unico rischio che state correndo in questo momento è di essere eccessivamente ottimisti e non considerare in maniera obiettiva tutti i risvolti della situazione. Attenzione agli abbagli. Capricorno, un sì detto senza convinzione porterà ad un grosso successo, senza dubbio inaspettato da parte vostra. La serietà e l'efficienza che vi contraddistinguono saranno apprezzate anche da chi vi darà poi una prova tangibile della sua stima per voi. Siete al settimo cielo. Acquario, giornata dedicata all'amore, quello con la A maiuscola. Riuscirete a parlare come da tanto tempo non accadeva tra di voi. Vi sentirete pieni di passione e tutto il resto non avrà più importanza. Non accetterete intromissioni di alcun tipo. Grande armonia. Pesci, oggi uscirete dal vostro torpore, un po' anche perché qualcuno vi farà notare che è il caso di scendere dalla nuvoletta sulla quale vi trovate e un po' perché vi sentirete stimolati da una nuova conoscenza. Farete di tutto per farvi notare e ci riuscirete benissimo.